In sostanza, all'Istituto Enzo Ferrari di Battipaglia questa mattina, presso l'auditorium della scuola, un importante convegno sui minori autori di reato e l'Istituto della Mediazione Penale. Spesso i ragazzi non riconoscono i loro comportamenti, sia nel mondo reale che quello virtuale, atteggiamenti che integrano fattispecie penali e lo comprendono solo quando vengono perseguiti dalla giustizia. A quel punto, oltre o meglio ancora al posto della pena applicabile, sarebbe auspicabile elaborare il dramma interiore che accompagna i simili eventi con una sincera e sentita riconciliazione con la vittima del reato attraverso un percorso di mediazione penale assistita. Una lezione speciale proprio perché ci siamo resi conto che tante volte i ragazzi commettono dei reati senza accorgersi che i loro comportamenti integrano delle fattispecie penali, per cui siamo qui proprio a far capire quali possono essere le derive di un comportamento che va verso un'azione penale e quali poi possono essere i rimedi. Il mio impegno è proprio quello di coinvolgere tantissimo le scuole, i ragazzi, i nostri figli, che sono i destinatari principali di quelle azioni che in qualche modo mettiamo in campo per prevenire alcuni fenomeni. La Regione Campania è stata una delle prime regioni che ha legiferato in materia di bullismo e di cyberbullismo, ha anticipato di qualche mese addirittura anche l'intervento statale, proprio perché ha attenzionato un fenomeno che ormai è diventato un fenomeno sociale e generazionale, che colpisce in maniera indifferenziata i nostri ragazzi perché non hanno più punti di riferimento. Ho nella relazione finale che ho dovuto presentare al Consiglio regionale e alla Giunta, ho dovuto sottolineare che la Campania è il triste primato di essere la prima regione dove abuso, maltrattamento e violenza sono all'ordine del giorno e quindi gli autori di reato, almeno per i minori, la Campania ha questo indice molto alto. Trovo di primaria importanza e apprezzo molto questa iniziativa. Nel percorso di docente e di dirigente scolastico mi sono spesso imbattuta in situazioni di inciampo dei ragazzi e trovo quanto mai indispensabile che la scuola sia vicino.